Buongiorno, sono Claudio Evaldi, geriatra responsabile del CDCD di ASL 3 Genovese. Oggi cercheremo di definire una parola importante nell'ambito dei nostri incontri che è la demenza. Che cos'è la demenza? La demenza è una situazione nella quale esistono dei problemi detti disturbi cognitivi. All'interno dei disturbi cognitivi, sicuramente importante è il disturbo della memoria. La memoria, come sappiamo, riguarda tutto ciò che è accaduto nel passato, la nostra capacità di evocare fatti accaduti nel passato. In genere, in questa condizione, la cosa che viene persa principalmente è la memoria recente, quindi sarà difficile ricordare magari che cosa è stata la nostra colazione, molto più di quello che non è accaduto, da bambini o in età, più giovanile. Ma non c'è solo un problema di memoria, tra i disturbi cognitivi. Questi elencano anche i deficit di tipo attentivo, quindi deficit di attenzione, la capacità di mantenere per un tempo adeguato l'attenzione e la concentrazione su un elemento del discorso o un'azione. Possono riguardare difficoltà, nella espressione verbale, sia in senso appunto espressivo, nella capacità di formulare un discorso adeguato, sia nel senso della comprensione di un discorso articolato e che quindi non si riesce a comprendere nella sua interezza. Possono riguardare difficoltà dell'astrazione, quindi della capacità di trovare concetti astratti o di astrarre da due oggetti particolari elementi che li accomunano. Tutti questi problemi e molti altri, quali per esempio le difficoltà nel calcolo oppure le difficoltà di tipo esecutivo nel compiere un'azione della quotidianità, possono determinare difficoltà di orientamento nel tempo e quindi le persone possono non sapere la data odierna, possono non sapere in che momento della giornata sono, possono non sapere in quale anno siamo, e disorientamento nello spazio e quindi possono perdersi anche in luoghi familiari all'esterno di casa, possono non sapere esattamente a quale piano si trovano di un edificio o possono, per esempio, non riconoscere più casa propria. Oltre ai disturbi cognitivi, perché si possa parlare di demenza, bisogna parlare anche di altre cose, cioè delle cosiddette attività della vita quotidiana. Le attività della vita quotidiana sono una serie di azioni che ognuno di noi compie appunto quotidianamente, senza le quali noi non possiamo essere autonomi e non possiamo sostanzialmente sopravvivere. Le attività della vita quotidiana sono divise sostanzialmente in due tipi di attività, le attività di base della vita quotidiana e le attività strumentali. Con le attività di base della vita quotidiana intendiamo una serie di azioni che ognuno di noi compie tutti i giorni in maniera quasi automatica. Parliamo quindi della capacità di alimentarci, quindi di portare il cibo alla bocca, della capacità di lavarci in maniera autonoma, della capacità di indossare adeguatamente i vestiti, quindi di vestirci, della capacità di spostarsi alzandoci dal letto e spostandoci su una sedia, della capacità di muoverci all'interno di uno spazio che può essere quello della nostra abitazione e della capacità di utilizzare in maniera adeguata i servizi e quindi della capacità di spogliare e rivestire gli indumenti intimi e della capacità di essere continenti, quindi di utilizzare adeguatamente i servizi igienici. Accanto a queste attività di base della vita quotidiana esistono le cosiddette attività strumentali che si svolgono attraverso l'utilizzo di uno strumento. Tra queste, una delle attività importanti che ognuno di noi compie tutti i giorni è la capacità di telefonare, che non vuol dire solo la capacità di rispondere al telefono, ma anche quella di essere in grado di chiamare la persona che vogliamo contattare, un nostro familiare, per esempio. Accanto a questa esiste la capacità di fare la spesa, quindi la capacità di programmare i nostri acquisti.
e la capacità ad essa collegata di utilizzare in maniera adeguata le nostre risorse finanziarie, così come la capacità di saper e poter uscire di casa in maniera adeguata utilizzando magari un mezzo pubblico di trasporto. Oltre a questa capacità, c'è poi la capacità di cucinare dei pasti adeguati a cui si connettono altre attività, e cioè quella di, per esempio, saper gestire in maniera adeguata la terapia. Molte persone, infatti, hanno difficoltà a ricordare quali sono i farmaci che assumono ed assumerli in dose, modo e tempo corretto. E infine le capacità legate alla gestione del proprio ambiente domestico, quindi di pulire in maniera adeguata la casa e di fare la lavatrice e gestire il bucato. Quando i disturbi cognitivi interferiscono in maniera significativa con le attività della vita quotidiana, in maniera tale che la persona non sia più in grado di svolgere autonomamente le attività che abbiamo elencato poc'anzi, si potrà parlare di demenza o disturbo neurocognitivo maggiore, come è la definizione internazionale di questo tipo di disturbo. Se al contrario il disturbo cognitivo non interferirà in maniera assoluta con la capacità di svolgere in autonomia le azioni della vita quotidiana, si parlerà di disturbo neurocognitivo minore, che è una condizione che determina la difficoltà di ricordare tutto ciò che ha da fare, ma non necessariamente l'incapacità a farlo con magari l'ausilio di mezzi che ci ricordano questo tipo di azioni che dobbiamo svolgere. Pertanto, la demenza è un termine cosiddetto ad ombrello che raccoglie un insieme di condizioni e di malattie che determinano sicuramente un'alterazione delle capacità cognitive, che devono essere però di grado tale da interferire in maniera significativa con le comuni attività della vita quotidiana. La demenza è pertanto una sindrome caratterizzata da segni, cioè da situazioni che possiamo verificare noi dall'esterno, e sintomi, cioè da sensazioni che chi ne è affetto prova e può provare a spiegarci, caratterizzata da presenza contemporanea di disturbi di carattere cognitivo e difficoltà nello svolgere in maniera adeguata le attività della vita quotidiana, e da disturbi cosiddetti non cognitivi, di cui parleremo nel prossimo video.